E do ora la parola antifeudali del 1796 e la Sardegna di oggi. Al professor Villiu noi abbiamo proprio riservato una cattedra perché pensavamo che la sua relazione dovesse proprio essere una lezione. Grazie professor Villiu per essere con noi, le do intanto la parola. La relativizzazione dello scontro politico a Cagliari, in occasione della sommossa popolare che il 22 luglio del 1796 portò all'assassinio del generale delle armi Gavino Pagliaccio, marchese della Planarge, e dell'intendente generale cavaliere Gerolamo Pizzol, in una sospetta intesa tra i giacobini cagliaritani e la Repubblica francese, suscitò la reazione delle forze feudali e dei cosiddetti realisti del capo di sopra. Da ciò derivò un tentativo secessionista e di rottura dell'unità politica del Regno di Sardegna, ritenuto il più grave della storia moderna dell'isola. Così scrivono Antonello Mazzone e Piero Salli nel bel saggio I Simon, una famiglia degli intellettuali tra riformismo e restaurazione. Era allora, il 20 luglio del 1795, governatore del capo dei Sassari di Logodoro, il cavaliere Antioco Santuccio, nominato a tale carica nel giugno del 1794, ossia un anno prima dei fatti sanguinosi di Cagliari. La sua nomina, con procedura irregolare, venuta direttamente dall'alto, era stata contestata dagli stamenti, cioè dai parlamenti, e tra le file dei promotori della sollevazione antipiemontese del 28 aprile 1793. Anche il Santuccio era un realista, una persona non incline alle idee dello schieramento patriottico e dell'area democratica più avanzata che aveva ispirato e organizzato l'eccidio del 22 luglio 1795. Il progetto politico del partito patriottico, chiamato dagli avversari realisti giacobini, appare nella sua precisa articolazione una memoria elaborata dall'abate Gianfrancesco Simon nella primavera del 1795. Un memoriale ad uso degli stamenti. Egli, muovendo dal significato unanimemente riconosciuto alla cacciata da Cagliari e dalla Maddalena dei francesi nel 1793, quale mobilitazione del popolo sardo contro lo straniero e della connessa presa di coscienza della nazione sarda, richiamava l'autorità regia al rispetto e alla conservazione da tempo violata della Costituzione fascista fondata sul patrio diritto e al godimento dei privilegi dall'origine legittimamente riconosciuti e per lunghi secoli praticati dai sardi in virtù del contratto stabilito tra i sovrani spagnoli e il Regno di Sardegna, il Regno di Sardegna. Invocava Simon la restaurazione delle corti generali, cioè dei parlamenti, filtri delle ragioni dei sardi esposte al sovrano e contro gli abusi del governo e del dispotismo ministeriale, e lamentava inoltre l'esautorazione del potere del Supremo Consiglio di Sardegna, nello stesso tempo richiamando la necessità di riforme nel campo della giustizia, della finanza e della pubblica istruzione. Ma il Simon poneva soprattutto l'accento sul contenzioso feudale che doveva andare nel verso di eliminare le offese e le oppressioni subite dai vassalli e dai villaggi ad opera dei feudatari
e dei loro fattori ed operatori di giustizia. La gente dei campi non cessava di rivolgere suppliche, onde fossero evitate le ingiustizie, suppliche che rimanevano costantemente inascoltate. Questo progetto politico dei democratici cagliaritani male suonava agli orecchi dei baroni del capo di Sastre e dell'Ogudoro, i quali ritenevano miglior mezzo di sopprimere le offese alle loro borse quello di decidere il legame col capo di sotto, governandosi da se stessi, secondo una tradizione oppositiva delle due Sardegne che veniva da lontano. Al progetto di secessione delle forze feudali realiste veniva favorevole occasione di stimolo e di legittimo supporto da un recio biglietto consigliato dal ministro Galli in Torino al re, datato 29 agosto 1795, che autorizzava il governatore Santuccio a sospendere l'esecuzione di qualunque ordine, pregone e dito del viceré che al bene pubblico e alla giustizia paresse contrario. Esultarono la nobiltà sassarese, una parte degli ecclesiastici, in testa d'arcivescovo della Torre ed altre persone eminenti. E tutti si attivarono il 19 settembre 1795 a che nel Consiglio Civico fosse approvato un memoriale dei realisti col quale si chiedeva la perfetta separazione dei due capi dell'isola e un contingente di truppe piemontesi da opporre a quelli della capitale del Cagliari, se mai si diceva le movenze dei giacobini che colà agivano per instaurare la Repubblica Sarda nell'orbita della nazione francese. Il memoriale ottenne il voto favorevole della maggioranza realista, contraria la non forte minoranza dei democratici. Sospinto dal deliberato secessionista del Consiglio Civico, il governatore Santuccio operò perché del fatto fossero informate, onde regolarsi in conformità, tutte le comunità della sua giurisdizione. E preoccupato di evenienza di Torbini nella situazione caotica creatasi per causa di un superiore, forse non estraneo, il 12 ottobre 1795 pubblicava una circolare ordinativa a dette comunità che le truppe miliziane pillatiche si acquartierassero nel loro sede e si muovessero dal loro luogo senza ordine della governazione. L'emergenza manifestava stato di guerra, anche se non ancora formalmente dichiarata, tra i due capi e le due capitali, un ritorno quasi ad un ordine statuale cantonale dei tempi andati del Medioevo sardo. Lievitava un assetto territoriale frazionato, lesivo dell'unità nazionale, sancita dalle Costituzioni del Regno di Sardegna. Insomma, quanto avvenuto poteva rappresentare quasi colpo di Stato e un attentato al regime costituito. La secessione sassarese preoccupò vivamente le autorità della capitale e il viceré di Valle in particolare, messo nelle sue prerogative e nei poteri a lui delegati dal re Sabato, esercitò sensibilmente lo schieramento patriottico cagliaritano, operante in una sorta di regime misto, stamento di allevienza e di sarebbe a forza al governo delle cose dell'intera Sardegna nella legittimità costituzionale. Più di altri reagì alla ormai dichiarata, anche se non attuata separazione, il giudice della reale udienza Giovanni Maria Cagliotto. Egli caldeggiò apertamente un'azione dettata dall'urgenza di contrastare le inaccettabili determinazioni eversive imposte dal partito realista della città turicana. La linea politica egli denunziava aver incontrato un'incauta condiscendenza nella condotta ambigua e temporeggiatrice del governo e della corte di Torino. Ma la maggiore e decisa opposizione veniva dal viceré. Egli, a distanza un'area delle tre ordini stamentari, il 23 ottobre del 1795 gli emanava un violento pregone col quale denegava il contenuto e l'ordine della circolare del governatore sassarese e in più era affermato congiunte del presidente stamentario viceregio e mandato tre commissari.
il cavaliere Giovanni Fani e di notaio Antonio Manca e Francesco Cilocco, che erano esponenti dello schieramento patriottico. Per Cilocco, dell'area democratica gioiana, personalmente, come si poteva constatare nei fatti, vive in Giacobino e fa autore di una Repubblica Sarda sul modello e sotto la protezione della famosa. La missione dei commissari non era soltanto quella burocratica, palese, di provvedere a che si pubblicasse nelle ville i pregoni di Cerenzo, ma anche quella nascosta di sollevare i vassalli, annunciando provvedimenti in favore del governo nazionale, sino a far valerare loro il riscatto dei feudi. Contro la città di Sassari, che si riteneva centro della potenza e delle forze feudali, e che avevano concorso alla secessione dal regno. In altre parole, l'ordine si sarebbe ristabilito spingendo i villaggi oppressi e la plebe cittadina contro i baroni nella loro roccaforte sassarese, e si sarebbe provocata la caduta dei feudatari insieme a quella della città, e si sarebbe soffocata l'indipendenza del capo di sopra, riportando a unità il regno sotto il governo del viceré nella loro superiore del sovrano Sabaudo. Il disegno governativo di riunificazione, affidato anche ad agenti dello schieramento democratico pagliaritano, che erano sensibili alla questione sociale e come tali facili persuasori dei passari, trovava terreno favorevole nelle regioni verso le quali essi si erano mosse e dove puntualmente, in coerenza all'intento, ebbero poi efficacemente ad operare. Infatti a Chiesi, il 21 luglio 1789, protagonista il parroco, il popolo, raccolto in chiesa al suono delle campane, manifestò contro abusi del ministro di giustizia Teodoro più in alto contro lo stesso feudatario, Don Antonio Manca, duca della Sinara, esorsa oltre ogni limite nella discussione dei diritti feudali, perciò odiato dalla gente e contestato dal clero curale. Il parroco Sanna, sottoposto a processo curiale dall'arcivescovo sassarese, Monsignor Giacinto della Torre, fu privato del beneficio dall'autorità venese. Nel luglio del 1793, i consigli comunali di Ischia e di Uri ricorrevano al viceré contro arbitrari aggravi feudali, chiedendo che l'amministrazione della giustizia fosse tolta ai baroni e passata a un giudice sciogato di nomina regia. E nello stesso mese di luglio il consiglio di Ossi denunziava al viceré illegalità e usurpazioni diverse del famigerato duca della Sinara. Nel settembre del 1793 il villaggio di Senori contrastava in armi il ministro di giustizia e i fattori del barone di Sorso, rifiutando di pagare i diritti feudali aumentati ad legittimo ed oltre la legittima misura, e cacciava alla fine l'assessore della governazione del Rio, venuto a riscuotere le imposte, e i 25 dragoni che lo scortavano, incaricati di placare inutilmente la situazione popolare. E nella vicina Sorso la plebe assaltava i ben provvisti magazzini baronali. Nel novembre, per ridurre all'ordine i morti dei due villaggi contermini, occorse una forza militare di un corpo di 2000 miliziani a cavallo del capo di Sassi, al comando del governatore. Però si rifiutarono le cavallerie delle Corsere e una compagnia regolare di dragoni. Come si vede? Le manifestazioni avvenivano con proteste e rifiuto di versare l'iniquo tributo, represse militarmente o contenute con pacifiche deviazioni dall'autorità costituita. E questa peraltro non era lieta, relazionando sull'esito dei torti, di riconoscere che le cause erano da imputarsi anche a ingiuste vessazioni dei baroni. Il sistema giuridico sociale del feudo non era ancora sostanzialmente contestato. Il bisogno di frenare in qualche modo e correggere le prepotenze dei feudatari per tranquillizzare dei voltosi lo esprimeva lo stesso di Cire Pagliano, in presenza dei ferventi, tradotti se smenegare il tributo, nell'autunno del 1793 nei villaggi di Bulzi, di Segni, di Dulbi, di Osino di Troano.
Ben diverso era l'umore delle associazioni antifeudali e razziali nei cantidani di Cari Loristano nel 1794. Si desume dall'esistenza di fogli e manifestini anonimi diffusi nei villaggi, nei quali le rivolte derivavano da situazioni di penuria o da angherie. Vi si scriveva di schiavitù feudalistica, vi si scriveva di sarda liberazione da realizzare con qualsiasi mezzo, non escluso il ricorso alle armi. E poi si accompagnavano delle azioni di violenza, saccheggi nelle case, le distruzioni e rapine dei poderi di feudatari, questo nella zona interna, cacciata di ufficiali di giustizia, episodi questi verificatisi nei villaggi di Pestude, di Chiese, Bandi, Sirio, Pozieri, Iceri, Pure, e nel Voceo, no? Siamo nella montagna, la rabbia si sfogò in assassini e atti terroristici in cui si confondevano talvolta le gesta di bande brigantesche. Pur mancando un disegno politico eversivo, si evidenziava con queste manifestazioni, mosse dalla condizione economica e sociale, una situazione di caos e di anarchia che l'autorità né con il volto delle armi, per la verità da poco o inefficaci, né con le lusinghe di provvidenza a fatto virtuale riusciva più a sedare. In questo terreno, eccitato da una subdola propaganda, attivissimi nel procurare e sostenere la ribellione alla nobiltà feudale, piccola cortesia professionale, agraria, basso clero e ormai tutto il popolo, in questo terreno erano venuti a trovarsi non causalmente i tre commissari Falchi, Manca e Cilocco. Constatati gli umori favorevoli, essi, specialmente il più politicizzato Cilocco, non si limitarono al compito di pubblicare il pregone che predicava fedeltà al governo di Cerenzo e disobbedienza alle indipendentiste sassaresi. Si estendevano anche a solidarizzare con le linee e i vassalli, nell'idea di scuotersi di dosso la servitù feudale, ribellandosi con la forza allo schieramento di nobiltà baronale. Cilocco, arrivato a Chiesi per attingere il manifesto, cominciò al popolo. Cominciò sullo stato di oppressione in cui era costretto dal marchese di Montemaggiore, duca della Sinara, il più potente, si diceva, ed odioso dei signori sardi. E citata dalle parole del giovane ardente quadro del movimento democratico agaritano, la gente, armata di piccone e zappe, corse a demolire il palazzo feudale e lo cancellò, di fatto, affinché non restasse il segno visibile del tiranno dalla loro parte. E con un minore efficacia di persuasione, i parroci dei villaggi di Semestri, di Florinas e di Segno predicavano ai fedeli il riscatto dei cieli. Ma non si ritenero sufficienti le manifestazioni di libertà dall'oppressione dei singoli corpi. Si strinsero fatti federali tra le comunità villaggiche con solenni atti notarili. L'esempio fu dato dall'alleanza tra i comuni di Chiesi, Pestude e Cremole, firmato da 113 persone, cavalieri e principali, e tre uomini. I firmatari giuravano, in attesa delle risoluzioni del sovrano per il riscatto del feudo, di non riconoscere più alcun feudatario. Aggiungevano che chiunque si fosse a ciò esposto ed avesse voluto seguire la parte dei baroni e del governo di Sassari sarebbe stato considerato come nemico, traditore della patria e bandito in perpetuo dalle predette ville, tanto essi con i loro aderenti e difensori era un atto rivoluzionario. Visto con favore dagli stamenti, il giornale di Sardegna, cioè il Foglio Cagliaritano di ispirazione democratica, chiamava questo avvenimento monumento di peregrino valore per la storia sarda di quel tempo. Ormai tutto il campo di Sassari e Rodove era in subbuglio. La gente, soprattutto quella delle campagne, vedeva prossima l'ora della liberazione. L'inno del magistrato, poeta, cavaliere Francesco Ignazio Magno, giudicato da Data Garzia, manifesto rivoluzionario e canto di guerra, rispecchia, anche se non batte la carica come la Marsigliese, l'emozione fortissima giunta fino alla violenza dell'assalto alla città di Sassari, di quello straordinario momento
di spontanea commozione popolare. Ricordiamo i versi più suggestivi del sino di Sebastiano Cusardo a sua fiora tanta. Procurare e moderare parole, satira mia, chi no, provvida mia, torrare a sapere in terra, declarare essa guerra contro le sapere potenze, perso le battaglie, pro interesse del rivago, protettore declarare il sesso su via montesa, tutta popolo e sola, estirpare sus abusos, a terra sus malus usos, a terra sus dispotismi, terra sus oppressores, custos tiranos minore, es preciso umiliare, e campo si perde su ben, es preciso ben curare. Disposti gli animi delle ville in vari modi, e come saggi e mezzi diversi non potevano non nascere con coercibile conseguenza l'assalto e la presa della cittadella dei baroni. Soprattutto dei più rocchiosi e odiati, il duca dell'Asinano, il marchese di Lario e il conte Tutti. Ormai tutto il capo settentrionale era in armi. I vassalli della contea di Bonorgo, della baronia di Pozzo Maggiore, del marchesato di Monte Maggiore, Moras e Torralba, della contea di Montesanto e di Itri, della baronia di Sorso, Ossi, Curia e Cloaca, quasi spontaneamente affollavano le strade principali, pronti a investire la roccaforte del Fioravento. Una numerosa compagnia di popolani armati, il 26 di dicembre sostava tra Semezzo e Bonorba, gli fece capo il Cillota che nei presi richiesero l'avviso. Un'altra banda se l'ha aggregata tra Florino e Cancello, di Giungella, per mettersi alla testa in Mundula con suoi figli. Il giorno 28 aggiuntesi altre schiere nelle campagne sassarese, a cavalli a piedi, seguite anche da donne. Le milizie delle ville, il numero di circa 3.000, restavano nei pressi della città. E qui pervenute, prima dell'attacco, preso da predare ortaglie, uccidere bestiame, abbattere ulivi, in odio ai padroni, e per procurare le tovaglie per il tempo della città, a difesa delle mura e delle porte, il governatore, premurito dall'assalto, schierò poco meno di un migliaio di uomini armati tra regolari e miliziani. Quartiere generale dell'armata, dei capitani, Cilocco e Mura, fu il convento di Sant'Agostino, nei pressi della porta nuova. Spararono per prime con scariche di fucileria dalle torri del castello del palazzo Civescovini assediati, prevalendo nell'immediato, ma constatando che la gran parte della popolazione cittadina non era forse alla difesa, che non pochi di essa erano indifferenti, altri del basso popolo volevano uscire a lavoro in campagna, taluni addirittura che gridavano il loro favore al Cilocco e al Mundula che portavano pace e grano, il governatore chiese la borsa. Condizioni poste dagli assedianti furono la pubblicazione del pregone di Cerveto, che si consegnasse il governatore l'arcivescovo, che si acquistò le porte ai commissari per il governo della città, disarmo delle truppe e degli artiglieri. Accettate le condizioni, gli insorti entrarono in armi in città, occupando per primo il palazzo civico. Non poterono sfogare la loro ira contro i baroni e altri esponenti del partito realista, essendosi essi per tempo fuggiti dalla città o nascostisi nelle chiese e nei conventi. Ma un gruppo di esili, ancora sempre chiesi, e di nobles, più eccitati degli altri, si avventarono sul palazzo del duca della Sinara, tutto percorrendolo e saccheggiandolo, sino a mettere le mani sui sacchetti di monete e sulle argenterie contenute nel forziere, ma intervennero Mundula e Cilocco, preservando il tesoro e trasportandolo nel quartiere generale per versarlo poi nella tesoreria reale a Padova. Espulsi i funzionari della governazione, cacciati i consiglieri municipali di parte di Uissa, lasciando il governo della città in mano del loro fidato, il 31 dicembre i capi dell'insorto abbandonarono il campo di Sant'Agostino e mossero verso Cagliari con mezzo migliaio di miliziani, con appresso in stato di arresto il governatore e l'arcivescovo. Loro mira era quella di rientrare nella capitale in pompa magna, mostrando le visibili testimonianze della missione compiuta ed avere le grazie dalle istituzioni che l'avevano comandato. Se non che, giunta alla carovana costosa d'Oristano, il 4 di gennaio 1796 si faceva incontro a Cilocco un corriere che gli trasmetteva l'ordine di Cerezzo di liberare i prigionieri e licenziare nel bando, il che avvenne a Sarda. Se di missione compiuta si doveva parlare, per essere stata scongiurata,
col mezzo dell'insurrezione antifeudale dei vassalli, la secessione restavano grossi problemi di ordine pubblico, di stabilità nazionale. La città di Sassi ribaltava dei poteri, il Consiglio civico amputato, la Chiesa senza il suo capo, la guarnigione militare costituita da elementi irregolari. In più, il movimento antifeudale delle ville, rimpopolato dal ritorno dei regici, dall'assalto alla piazza feudale, in battaglia dal successo epidemico, in un prossimo riscatto, non cessavano dalla città reale. Mantenevano le armi, perché? Perché le nemiche forze baronali, ferite ma non sconfitte, non risorgessero a reprimere la realizzazione del loro sogno. Insomma, la calma non doveva tornare in Logudoro, la fiamma della liberazione da conquistare doveva rimanere accesa. L'anarchia e il disordine erano di tutte strategia necessaria affinché l'evento agognato avesse compimento, possibilmente investendo con la rivolta antifeudale del sistema feudale e degli interessi della nobiltà che lo incarnava. E si aggiunsero a danno dell'altra nostra le relazioni di fatti di Macomer, i viaggi del commissario governativo del Mario di Bosa, di Serè, il quale ne formò l'estamento, in posizione ormai realista e reazionale. Dal Parlamento vennero di Serè suggerimento di incitamento di mettere al banco San Gioi e di abbattere come commentatore di una rivoluzione contro il monarca. Non di meno San Gioi proseguì il cammino verso Cagliari, sostando a Sant'Ursurcio, villaggio di Santa Morena, e da qui volgendo in vista dove giunse il giorno 8 di giugno. A qualche città con calore al campo del divino antifeudale del Mano. Lo stesso giorno la Ternosa si dimurò di inviare una lettera di Cere informando del suo arrivo e che qui avrebbe sostato in attesa della discesa nel messaggio che si trovava con una schiera di passaggio del Logudoro in armi, il quale chiedeva un abboccamento con il Cere, con sua vece, una decretazione del distamento in luogo dallo scelto, allo scopo di esporre della mia e di nazione per non aver avuto alcun discorso circa provvedimenti atti a rimuovere l'oppressione feudale. L'Ira era giunta dal punto e riscriveva da dover ricorrere alla sollevazione armata manifestandola con la marcia verso la sede del potere. Si aggiungeva e se non fosse venuta una completa soddisfazione ai bisogni, loro avrebbe deciso di separarsi, come già avvenuto tempo prima. A Monica, che la risposta cagliaritana non fosse quella delle armi, perché loro si sarebbe confrontato con lo stesso mezzo. E concludeva la lettera dicendo che la provincia del Logudoro rimaneva fedele al suo stato, ma era altrettanto ferma e risoluta nel difendere i diritti, gli interessi, i privilegi della sacra nazione. Le lettere dell'altro
per nostra sottoscritta, del notato Lugodoresi, si incrociava con ben diverse determinazioni del discernere, avvallata da risposta d'otto giugno, viceversa, di giustizia delle singole comunità del fatto di sopra, una decisiva con l'informazione che la Gioi era stato rimosso dalla parte per nostra, sedente nel governo per avvocato fiscale Don Giovanni Antonio del Rio, come delegato vicevere, di non prestare obbedienza alla Gioi sotto pene gravi e sensibili fino alla morte. E il giorno 9 il viceré radunava con l'urgenza di testamento e due sale della reale obbedienza denunziando il movimento per la tenore come rovinò al punto dove essere preso con le altre. Si decise in conseguenza di apprestare un corpo di esercito da mandare in contro l'indirizzo della Gioia. Prima che si prestasse. In questo settore la Gioia, dopo lo scontro, oramai Oristano era diventato la società restia, dopo scontri al ponte sul Tiso, essendo morta l'avanguardia del suo esercito, si ritira e poi si ritira verso e passa ancora a Saturno sul punto della sostituzione a fare semestre chiesi e per dire la situazione da un centinaio di uomini di scuola che aveva assediato a chiesi viene prima arrivata la metà. Allora, travestito da contadini, perché le milizie feudali lo abbracciavano con i padri, giunse a Sassi il 15 giugno, ricevuto dal mondo dalle bestie amici. Sassi lo accolse ancora, con il risultato assietandosi nelle vie, inciando alla libertà. Persino lo grido francese del Saïda. Un modo questo per mascherare la sconfitta e tenere in vita un sogno di futura rivincita. Perché la sera dello stesso giorno del festoso ingresso a Gioi lasciava silenziosamente la città e disegnosi a cavallo con una piccola scorta amata portato e a notte con i figli di amici di ideali e di battaglie democratiche si imbarcava in un veliero napoletano diretto dai viaggi. Era la prima tappa dell'esilio per lui senza ritorno e per i compagni che tempo dopo vogliono rientrare presi dalla nostalgia e fidando nell'indulto il ritorno assai amato. Gli
della società occidentale, il carcere e la forza fissata dopo sommario processo del tribunale speciale presieduto dal feroce giudice della regione di udienza, cavaliere Giuseppe Valentino. L'oscurantismo calava sulla Sardegna. Gli enti di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, di orgoglio nazionale, espressi con le vittorie sui francesi, a Cagliari da lei, nel 1793. Con la cacciata dei piemontesi, Giorgio di Sardegna di Sacciata, il 28 aprile dello stesso anno, con l'autogoverno stamentario, dopo l'esecuzione popolare degli artisti, il sogno pagliaccio nel 1794, i morti antifeudali dal 1793 al 96, la marcia della Sardegna, dove dovrei essere, per il riscatto dei figli e la difesa della nazione fermato all'istante dai traditori del gioco campione del trasformismo che è diventato il sede del padrone di San Paolo per grazia di Gesù e per potere per spegnere dalla reazione tutti questi esaltanti tesi alla liberazione nazionale diventavano per i democratici rovello di memoria e pena per le battaglie perdute per le reazionali un oggetto di fastidio da cancellare la memoria storica. Ancora una volta la Sardegna accumulava la storia delle occasioni perdute per effetto delle divisioni e per una sorta di accettazione di un ruolo di martire del dominio secolare. Passarono 40 anni perché, nonostante le continue disagiazioni dei massacri, reprimersi a Bono con una spedizione militare, senza che il centro del villaggio fosse abolito nel regime feudale nel 1836. Delle più belle del 1921, l'esilio degli interessi di pastori e contadini, abituati al godimento comunitario delle terre, per l'antica consuetudine suscitò molti popolari, ma questi, come quelli del 1868, conosciuti con il nome del suo nostro, rispondevano alla protesta sociale. Non aveva senso di autonomia politica né di Stato nazionale con gli eventi che di questo straordinario momento liberatorio del popolo sardo
la rinuncia alla costituzione parlamentare degli stamenti, fondamento dell'Elio Salvini, voluto dalla borghesia intellettuale, professionale e compradora, con la fusione col Piemonte dell'antico livello autonomo statale e molto pensato che la parola può essere sentito che per gravissimi errori storici portatori di ceti di sempre più contrari alla secolare aspirazione alla libertà del popolo. Ci vuole la guerra del 1918 e il sangue largamente profuso della brigata Sassari a combattere i nuovi stati e a stimolarli, c'è stato conflitto a realizzare una solidarietà politica regionale nazionale mossa anche da una ritrovata coscienza e dell'identità di popolo. Si possono le premesse in termini di mobilitazione e azione dell'autogoverno e questo grande movimento sospeso dalla tirannia fascista nel 1926. Rinato il movimento anche come esito della resistenza nazionale all'invasione straniera nel secondo dopoguerra, quando assunse figura giuridica con la legge costituzionale del 27 febbraio 1948, la Sardegna fu dichiarata regione autonoma speciale il 28 maggio 1949, si insediò il primo consiglio regionale, ossia il Parlamento Sardo. Con l'autonomia rinasceva il patriottismo del triennio rivoluzionario, si stabiliva un nuovo patto tra la nazione sarda e la Repubblica, si apriva italiana, si apriva una nuova progressiva e democratica fase della storia della Sardegna, che estendeva le sue basi sociali e coinvolgeva la strada popolare urbana, diventati più coscienti politicamente, offrendo spinte e contenuti culturali atti a formare una nuova classe di disegno. Erano questi propositi, questa è la volontà. Si riteneva che il rinnovamento seguisse la realizzazione alle dichiarazioni di intenti di azione. La speranza era che l'autonomia nascente diventasse autonomia compiuta e che l'antica libera nazione sarda sommersa dai domini secolari ma rimasta nel sogno dei sardi se riproducesse e si definisse in modo termini e significati coerenti con i tempi di nuovo un troppo mutamento. Maria Stessa, dopo 40 anni
suo potere già sono autonomo, sono stato soddisfatto, tale proprio di noi. La sua autonomia statutaria. La mia statutaria va ancora alla ricerca piena di se stesso. E mia in questa misura tributaria del modello centralistico nazionale italiano, scarsamente nazionalità. Ciò si dice riconoscendo che non sono mancate anche grandi realizzazioni positive e che non siamo stati del tutto defraudati dei valori a noi intimi per natura ad opera della suggestione millenaria per aver noi opposto nel lungo cammino della storia una costante attiva resistente. Non siamo vivi certamente, non siamo vivi certamente, però il nostro essere sardo soffre di lacerazione, di dubbi, anche di perverse negazioni. Dobbiamo dunque nuovamente costruirci, definirci in una nuova ritrovabile identità. Non basta per realizzare il sentimento di una bassa vita. Bisogna attivare coscienza di idea sana, attivare la ragione fondante di appartenere totalmente a questa terra, di essere cittadini a pieno titolo ad ogni costo di questa nostra parte. La nostalgia che è tanto intanto si riesce a un passo di composto del nuovo latino che si assale con pena in terra straniera non è sufficiente per l'impresa del Stato consapevole di dover dare iniziare tutto insieme per un pezzo destino più felice. E questa la nostra frontiera paradiso che significa uscire dalla riserva in cui siamo più se ci siamo noi stessi racchiusi riconquistando il mare del tutto. E poiché siamo nel tempo della comunicazione mondiale, volare alto, liberi finalmente, navigando nell'etere, ma rimanendo noi stessi. Thank you.
volevo a nome di tutti voi che già l'avete fatto con un caloroso applauso ringraziare ancora a nome dell'amministrazione comunale della città il professor Lilliu che ci ha consegnato numerose riflessioni importanti e una significativa interpretazione storica del biennio rivoluzionario sarto. Ora sta a noi riflettere su quanto ci ha detto e portare avanti una discussione, appassionarci alla nostra storia, alla storia della nostra città, fare in modo che i semi che sono stati gettati stamattina diano dei frutti. La nostra intelligenza e la nostra riflessione ha goduto sicuramente di questa ora intensa di lezione di una personalità della Sardegna che è riconosciuta come storico valente e come persona che si impegna sul piano dell'impegno civile della battaglia democratica e ci ha dato un esempio nella sua lezione di questo suo impegno, anche di questo suo impegno noi lo ringraziamo facendogli tanti auguri e ringraziandolo ancora una volta per la bella lezione che ha potuto leggere davanti agli studenti di Cattaregi. Thank you.